Iniziamo la nostra giornata come sempre dalla colazione. Questo che vedete è un super pancake. L'idea di questi pancake alti che sembrano quasi tortini l'ho presa dal profilo di Delicious Breakfast. È una ragazza bravissima, andatela a vedere su Instagram perché fa delle ricette fantastiche. E dato che fa davvero caldissimo, ho deciso di preparare dei ghiaccioli diversi dal solito. Sono dei ghiaccioli all'anguria e all'infuso di tè di fit. Quello che rimane del Tropical è un gusto che mi piace davvero molto e devo dire che con l'anguria si sposa benissimo. E in pratica ci ho fatto questi ghiaccioli, quindi sono dei ghiaccioli al tè e succo di anguria, davvero molto buoni, molto rinfrescanti e perfetti per queste mattine afose. Io vi faccio vedere subito come ho realizzato i ghiaccioli e dopodiché vi farò vedere anche come ho realizzato il pancake. Per quanto riguarda i ghiaccioli al tè e anguria, per prima cosa ho ovviamente messo in infusione la miscela di tè, quindi faccio bene l'infusione con l'acqua calda e poi la lascio raffreddare bene. Intanto che il nostro tè si raffredda, passo all'anguria, quindi vado a estrarre il succo, ovviamente con l'estrattore. Utilizziamo sempre lo stesso di Sana, trovate il codice sconto nella descrizione e trovate anche il codice sconto di Fitti nella descrizione. Quando il tè sarà finalmente raffreddato, lo vado a filtrare da tutta quanta la miscela e lo unisco al succo d'anguria. A questo punto mescoliamo e si può dolcificare. Io vado ad aggiungere semplicemente del miele, voi potete dolcificare con il dolcificante che preferite, anche della stevia, dello xilitolo, così magari non aggiungete calorie, insomma il dolcificante che vi piace di più, volendo potete anche non metterlo. Ok, possiamo versare negli stampini per i ghiaccioli, siccome ce lo chiedete sempre in tantissimi, il link per acquistare questo stampino lo trovate nella descrizione, noi l'abbiamo comprato su Amazon e ci troviamo davvero molto bene. Chiudo, inserisco gli stecchini di legno e posso mettere in congelatore. E voilà, questo è il risultato dopo una notte in congelatore più o meno. Io quando si tratta di ghiaccioli e gelati li lascio sempre riposare bene in modo che si congelino del tutto. E come avete visto sono davvero semplicissimi, ma sono molto molto buoni, molto rinfrescanti e davvero gustosi da mangiare in queste caldissime giornate, sia a colazione che a merenda. Come sempre, quando faccio i ghiaccioli non li lascio mai nello stampo, quindi una volta che sono pronti li sformo, li tolgo dallo stampino e li avvolgo nella carta forno e li andrò a conservare così in congelatore, perché sennò ho difficoltà ogni volta a toglierlo dallo stampino e poi mi occupa tanto spazio appunto in congelatore. Per quanto riguarda il pancake invece, io ho già preparato un impasto semplicissimo, proprio base, l'ho fatto al cacao, trovate sia sul sito Delicious Breakfast appunto un sacco di ricette, altrimenti potete utilizzare la nostra ricetta dei pancake o quella che fate voi di solito, insomma davvero un impasto qualsiasi. E adesso lo andiamo a cuocere. Il pentolino che utilizzo io è questo piccolino. In realtà ho scoperto appena dopo averlo comprato che non è quello giusto, perché quello vabbè, non sta neanche in piedi questo pentolino. Ok? Quello che vi serve è una sorta di piccola casseruola, quindi con i bordi molto più alti. In questo modo il pancake viene meglio e lo riuscite a girare meglio, però finché non riesco a comprare quell'altra, mi arrangio con il pentolino delle Barbie. Allora, stai in piedi. Io l'ho già scaldato un pochino e adesso vado a mettere all'interno l'impasto per il pancake. Non lo faccio troppo pieno perché comunque lieviterà. E adesso cerco di coprirlo in qualche modo con un coperchio arrangiato. Ovviamente devo ancora comprare il coperchio della misura giusta. Adesso mettiamo il fuoco al minimo e facciamo cuocere. Dopo pochi minuti vedrete che il pancake inizierà subito a crescere e si formeranno le classiche bollicine. A questo punto io delicatamente inizio un po' a staccarlo dai bordi del padellino e lo possiamo anche girare. Adesso lascio cuocere un altro pochino da quest'altro lato e poi potrò impiattare. Pancake tolto dal pentolino, prontissimo.
Come vedete è bello alto, io l'ho decorato con un pochino di burro di anacardi e cioccolato fondente e qua il mio ghiacciolino. Guardate che bello! E devo dire che la mattina mangiare qualcosa di così fresco e dissetante è davvero il massimo. Per pranzo ho fatto un'insalatona di cereali e verdure, molto molto semplice da preparare. L'unica cosa è che dovete avere a disposizione un po' di tempo perché sia i cereali che le verdure dovranno raffreddare bene. E quindi vi faccio vedere subito come l'ho preparato. In questa padella ho messo insieme peperoni, zucchine, melanzana e ho fatto saltare tutto quanto con un po' di olio e un po' di sale. Adesso sto aspettando ancora un paio di minuti che le verdure si abbrustoliscono un minimo e poi potrò spegnere e farle raffreddare bene. Dato che dobbiamo fare un'insalata, devono essere belle fredde. Intanto in questa ciotola ho messo i cereali, anche in questo caso li sto facendo raffreddare prima, qui li avevo cotti, ne avevo cotti un po' di più, quindi non li ho messi tutti. E i cereali sono questi che avete visto nella spesa dell'ultimo What Eatina Day, lo scorso video, che avevo comprato alla Coop. Adesso che le cose sono abbastanza fredde, possiamo unire tutto quanto. Aggiungo anche i pomodorini, il basilico, aggiungo un pizzico di sale perché nei cereali non l'ho messo, non vado a mettere altro olio invece perché già era nelle verdure, cerco di fare una cosa un po' più leggera e mescolo tutto quanto bene bene. Guardate che meraviglia, è facilissima come ricetta, però a me sembra davvero gustosissima, mi hanno sempre attratto queste insalatone molto estive, molto fresche, così colorate, insomma mi piacciono davvero tantissimo ed è perfetta sia se siete fortunati e andate al mare oppure se dovete andare a lavoro, così magari vi potete mangiare qualcosa di più gustoso. Dopo l'allenamento, oggi stranamente mi sono allenata di pomeriggio, mi faccio da un po' di tempo il recover sempre di FIT e anche in questo caso lo sto facendo raffreddare completamente, anche perché questo sa moltissimo di pesca e menta, quindi caldo è buono ma freddo è decisamente meglio. Dopo di questo andrò subito a fare merenda. Per merenda ho fatto delle gallette al cioccolato, quelle classiche che si comprano ad esempio alla Lidl, appunto gallette ricoperte con sopra il cioccolato fondente, e però le ho fatte in casa, semplicissime, ci si mette una manciata di minuti e sono ovviamente deliziose. Le gallette che utilizzo sono queste biologiche del tuo dì, ovviamente vanno bene qualsiasi tipo di galletta, però ho scoperto, fra virgolette, che quelle ai cereali sono più croccanti, quelle cereali e anche quelle di mais, però secondo me con il cioccolato quelle di mais non ci stanno molto bene. Invece queste cereali rispetto a quelle classiche di riso, non lo so, mi sembrano un po' più croccanti. Io vado semplicemente a inzuppare la galletta nel cioccolato fuso. Alla fine forse abbiamo trovato una soluzione per il pentolino, perché per sciogliere il cioccolato è comodissimo, e dopo le mettiamo sulla carta forno. Io approfitto e ne faccio un po' perché devo dire che queste sono comodissime, mangiate per merenda, mangiate anche a colazione, quindi ne faccio un po' e poi me le conservo. Le vado a mettere in frigo così si raffredderanno più velocemente e tra pochissimi minuti sono pronte. Per cena ho preparato delle patate al forno, in realtà sono patate semplici, classiche, quelle gialle, patate americane, quelle arancioni, e ho aggiunto anche delle zucchine. E le ho fatte sabbiose, si chiamano così, sono semplicemente arricchite dal pane grattugiato, ci sta benissimo e sono davvero facili facili da fare. Vi faccio subito vedere come. Vado a mettere in una grossa ciotola le patate, qui ho mescolato sia le patate classiche gialle che la patata americana rossa.
Vado ad aggiungere anche la zucchina, il basilico che trito velocemente. Potete aggiungere a questo punto le spezie e le erbe aromatiche che vi piacciono di più. Ci sta benissimo il rosmarino, ma io purtroppo non ce l'ho, quindi mettete quello che vi piace di più. Aggiungiamo un po' di sale. Ovviamente l'olio. E aggiungiamo il pane grattugiato. Mescoliamo bene. E versiamo tutto quanto in una teglia coperta di carta forno. A questo punto non ci rimane che infornare a 190 gradi. Le nostre patate sono pronte, hanno cotto in forno circa una mezz'ora. Come vedete sono molte di meno, perché mi è presa fame e appena sono uscite dal forno ho iniziato a rubacchiarle. Sono veramente veramente buone. Io le vado a completare con una semplicissima insalata di pomodori. Ed ecco la mia cena prontissima, semplice ma davvero davvero squisita. Qua se lo mangiate ci sta bene anche magari del formaggio, come ad esempio la feta greca che con i pomodori sta sempre benissimo. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così come sempre mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!